Ragazzi, buongiorno. Oggi mi trovo un giorno festivo, però anche i giorni festivi si lavora, non in palestra, non in palestra, ma si lavora a fare le pizze. Ma mica io. Qua abbiamo il masto delle pizze. Quando urli ti fatica la chissà. Infatti. Quindi già la palestra questa è fatica, quindi sta faticando già questo. Sì. Poi vabbè, mai è andata a portare le pizze in vetrina, però volevo chiedergli una cosa. Ma che viene, gli domandiamo una cosa piccante, no, piccante, però una cosa che è riguardante il Napoli, che dopo 33 anni cioè vinciamo il terzo scudetto. Allora, volevo farti una domanda. Quando De Laurentiis disse abbiamo costruito un Napoli per vincere il terzo scudetto, tu gli avevi dato del pazzo oppure no? Cioè, come... Io penso che nessuno a Napoli... Nessuno credesse che il Napoli potesse vincere lo scudetto, sinceramente. Tutti quindi, lo davano per quinto, sesto posto. Quindi come pazzo, insomma, come pazzo. Quando te l'avrei sai, no, noi facciamo la squadra per costruire il tuo quando Pappu cacciso. Cacciso. E li ha cacciati. E li ha cacciati. Senma, quindi... Pochi ha cacciato pochi soldi buoni. Perché chi le dà una fortuna che si mette la mano in due cesti per scannare la costa. Bravo. Senma, ma l'abbiamo avuto il rimpianto di Koulibaly, Mertens, Insigne, questa gente qua? Sì, all'inizio ha fatto male, all'inizio sì. Non credevamo che potesse arrivare qualcuno che in grado di sostituirli. Koulibaly, Insigne, tutti a giro. Però Mertens, Koulibaly, sì, tutti quanti comunque, Insigne. Non credevamo veramente che a chi vittimo. A chi vedo il più forte Koulibaly? Bravo. Ragazzi, buongiorno. Buongiorno, come stai? Scusami, c'ho le mani bagnate. Non ti preoccupare, non c'è ma. E sa chi sono? Sta sicca. Lui vuole dire addios il pancios. Addios. Ma secondo me rimarrà qua. No. Ehi, ma hai visto la macchina in passata a fuoco? È su chi l'auto. Ah, ok, grande. Hai visto? Sì. Si fa i viti, capito? Sì. Hanno fatto il capo che questo è tuo. Hai visto la macchina? La macchina che... Poguzzi. Adesso alla 3, Senti, quindi volevi concludere, quindi... Che non pensavamo arrivasse qualcuno in grado di poterli sostituire, invece li hanno sostituiti egregiamente. Ok, ringraziamo il maestro Giambino. Ciao ragazzi, yeah.